Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale e spero siate tutti carichi a bomba, perché attenzione, vi stiamo impappinando anche io, perché l'episodio di oggi non è un episodio classico ragazzi, ma è un episodio molto frenetico che sicuramente attirerà la vostra attenzione. Già, infatti questo sarà l'unico, forse il primo e ultimo episodio che giocheremo nei panni di Georgina Rodriguez, cioè la moglie, la fidanzata, la compagna attuale di Cristiano Ronaldo. Come ben sapete ci sono dei problemi gravi anche per Ronaldo, quasi quasi un complotto, ma io non voglio dire niente, cioè lascio a voi il video, lascio vedere il video fino alla fine per chi ancora lo guarda, ovviamente ancora guarda questa serie. Vi invito a lasciare subito un bel mi piace a bomba e iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video. E come già sapete, se volete che io, sottoscritto qui, vi saluti, mi raccomando, a fine video trovate il mio Instagram, vi basta cercare chiocciola Violent, facile. Bene ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Come vedete stiamo già vestendo i panni di Georgina Rodriguez, la compagna di Ronaldo, che appunto è un episodio anche particolare perché finalmente usiamo un personaggio donna, che finora abbiamo usato solamente Jasmine, però adesso come vedete usiamo Georgina. Bene, allora io vi dico di guardare in che situazione siamo e oddio mio, ma che diavolo, what the fuck, perché ci sono i carabinieri? Oh, che diavolo avete fatto a mio figlio? Cioè, mio figlio, vabbè, sì, lasciamo stare i compromessi adesso. Che avete fatto a mio figlio e a mio marito? Perché li sta puntando con una pistola? Che avete fatto, Ronaldo? Ronaldo Junior, che avete combinato? Mi scusi, signor carabiniere, posso sapere cosa è successo? Cosa è successo? Mi scusi, maresciallo, sarebbe così gentile a spiegarmi cosa è successo? Quanto pare stanno tutti zitti. Che hanno combinato, ragazzi? Che cosa hanno combinato questi due per essere messi in ginocchio con le mani così dietro la testa ed essere minacciati da... Non mi dire che sono stati arrestati, ma verranno arrestati? Il carabiniere sta dicendo di sì. Cosa? Oddio. Bene, a quanto pare ragazzi questo è un video che inizia già con la scena finale. Volete sapere come siamo arrivati a questo punto? Perché Ronaldo e Ronaldo Junior sono qui arrestati, diciamo, con le mani dietro la nuca e stanno discutendo tra di loro? Bene, per capire e vedere ciò, io e Georgina, ragazzi, torneremo indietro nel tempo di 5 ore fa. Bene, ragazzi, eccoci qui a 5 ore indietro rispetto alla scena che abbiamo visto qualche secondo fa, no? Come vedete siamo ancora Georgina e guardate dove ci troviamo. Ci troviamo allo shop, quindi al negozio di tattoo, quindi avevamo in mente di fare un tatuaggio, anche se Ronaldo non vuole, però io ragazzi non lo volevo fare. Però sono entrata, cioè nel senso sono arrivata e indovinate un po', è chiuso. Infatti guardate, Georgina non riesce a entrare, si sta tipo buggando. Mi sono fatta anche una passeggiata dato che abito qui vicino e quindi a questo punto pensavo di andarmene. Quindi guardate voi un po' la coincidenza, come volete chiamarlo voi. Insomma siamo nella strada principale, questa qui dove c'è anche il teatro, va in Hollywood. Quindi insomma questa zona già la conoscete e questo penso che già l'abbiate capito. Quindi noi siamo venuti qui semplicemente per farci un tatuaggio e mentre Georgina se ne sta andando, quindi noi ragazzi stiamo tornando a casa, infatti Georgina dovresti darti una mossa. Ragazzi sono la più gnocca di tutte, se schiere. Ok basta. Quindi riassumendo quello che vi stavo già dicendo, mentre tornavo a casa, cioè mentre stavamo tornando a casa, ci siamo imbattuti in qualcosa che non dovevamo sentire. Beh, in ogni caso voi fatemi sapere, ditemi se vi sta piacendo il video, quindi mi raccomando mettete un bel pollicione in su. Aspettate un attimo, ma oddio, ma ho visto cosa? Giorgina, nasconditi se non ti vede. Oddio ragazzi, se i miei occhi non mi ingannano, quello è, dovrebbe essere, da come l'ha descritto Ronaldo Junior, dovrebbe essere quello con cui si è azzuffato quel rapper che si chiama Sfera. Lì c'è Jasmine, quella la riconosco sicuro. E c'è un'altra donna là dietro che, cioè, sta girata di spalle e non riesco a riconoscerla. Quindi, vedete ragazzi, la situazione vuole che mentre noi stavamo per tornare a casa abbiamo visto, cioè di sfuggita, cioè in realtà mi sono girata per la Lamborghini, perché da quando Ronaldo e Ronaldo Junior sono fissati, ogni volta che vedo la Lamborghini, ragazzi,
l'attenzione di Giorgina è schizzata direttamente lì e poi guardate un po' chi c'è. E io vorrei investigare su sta cosa, anche perché Ronaldo Junior è stato minacciato di essere denunciato ed è pur sempre nostro figlio. E Ronaldo, come già sapete, è sotto accusa. Però non ho capito ancora chi è quella tipa lì che sta parlando con Jasmine e Sfera. Ok ragazzi, semplicemente, come mi ha insegnato anche Ronaldo Junior, sono riuscito a fare il giro e a nascondermi. Giorgina, nasconditi qui, perfetto. Ok, di regola ragazzi, qui non ci dovrebbero... Ok ragazzi, di regola a questa distanza siamo vicinissimi. Jasmine sta parlando con la donna coi pantaloni arancioni, che ancora abbiamo capito chi è, e sta dicendo che ha fatto un ottimo lavoro con Ronaldo. Ma che significa un ottimo lavoro? Aspetta, non ci sto capendo niente. Giorgina, tu che sei più fresca di me, che cavolo sta dicendo? Dalla sua faccia, ragazzi, secondo me non sa manco lei di che stiamo a parlare. Mentre adesso sento la voce maschile di Sfera, ragazzi, che sta cercando di dire che Ronaldo Junior ha fatto anche lui un ottimo lavoro aggredendole, perché adesso potranno essere denunciati entrambi. E vabbè, e qua c'eravamo arrivati anche noi perché l'aveva detto Ronaldo Junior. E adesso sta riparlando nuovamente Jasmine, sta dicendo che piano sta andando alla perfezione e che, come previsto, hanno chiamato i carabinieri e andranno ad arrestare Ronaldo. Cosa? Come andranno ad arrestare Ronaldo Junior? Avvicinati di più. Che sta dicendo? L'altra donna è Jasmine, che ancora non ho capito ben chi è. Devo avvisare per... Ragazzi, se stanno andando i carabinieri a casa, devo subito avvisare Ronaldo. Ma aspettate, voglio sentire un attimo cosa dice l'altra ragazza. Stanno farfugliando, no? E sta dicendo che è stato un ottimo piano denunciare Ronaldo per stupro. Che significa denunciare Ronaldo per stupro? Ma certo, ora ho capito ragazzi, era tutto un piano. Ma ci siamo arrivati. Brava Giorgina, mi piace, c'è proprio un senso del... insomma, abbiamo capito. Ragazzi, non è possibile, questi tre cani erano tutti d'accordo. A quanto pare erano d'accordo che... Quella ragazzi, come ben sapete, non andò nella realtà, è stato anche accusato di stupro con una donna a Las Vegas. E quella lì deve essere la donna che deve aver contattato Jasmine, che sapeva che era in contatto con Ronaldo Junior, far fare il tradimento e poi far succedere un casino per metterli tutti e due in gattabuia e prendersi i soldi. No ragazzi, devo correre immediatamente a dire a Ronaldo questa cosa. Se lo sa Ronaldo Junior, ragazzi, se Ronaldo Junior sa sta cosa, gli dice Giorgina, fidatevi che succede il macello. Ronaldo Junior, fidatevi, impazzisce, inizia a lanciare molotov ovunque finché la polizia non lo spara. E l'ora di andarsene, via. No, corri, mio figlio mi hanno sgamato, corri Giorgina. Oddio ragazza, sapete quanto sia difficile correre coi tacchi? Non ci credo. Come hanno fatto a sentirmi? Non c'è che da mi stanno rincorrendo, devo spiazzare. Corri Giorgina, vai a prendere l'autobus veloce, o vai a piedi, non lo so, non mi interessa. No, sicuramente l'avrei perso l'autobus, perché ti sei messo a rigliare. Corri, devi far perdere le tue tracce. Non ci credo ragazzi, come hanno fatto a sgamarmi? Ragazzi, mi andrò a comprare un nuovo profumo Gucci. Ricordate a Giorgina che deve comprarsi un nuovo profumo Gucci. Corri! Ok, penso che... Oddio, ragazzi, mi sento sfiatata, mamma mia. Ma è poco di interesse se ho sentito o meno, tanto il piano l'hanno messo a punto comunque. Sì, Ronaldo Junior mi ha chiesto... Ah, non vi ho salutato. Ciao ragazzi, qua è Ronaldo Sgheré, mi iscritti, c'è Ronaldo Vezzo. La presentazione è già buona, vai. Ronaldo Junior mi ha detto di uscire fuori il più presto possibile, che ci sono delle persone che vogliono parlare con noi. Chissà perché ragazzi, quando succedono problemi non metto mai le guardie, FBI, e do il via per starsene per i fatti loro. Ok, allora cosa succede qui? Oddio, perché ci sono i carabinieri? Oh mamma. Ronaldo Junior, ma che stanno dicendo? Ronaldo Junior, che hai combinato stavolta? Sento parole come arrestati tutti e due. Cosa? Spostati. Parla con me. Cos'è sta storia che ci deve arrestare? Sì, attenzione, è partito un dialogo tra Ronaldo e il tipo qui e insomma non si sta ben capendo le ragioni di quello che sta per succedere, il perché sta per succedere. E c'è la gente qui che sta dicendo che hanno ricevuto l'ordine di arrestare coloro che corrispondono al nome di Cristiano Ronaldo e Ronaldo Junior, che... Sì ragazzi, saremo proprio io e lui. E Ronaldo sta dicendo che non possono arrestarci senza niente, mandati, accuse. E invece sta dicendo che... ci sta spiegando che Ronaldo deve essere arrestato perché è stato accusato di stupro dalla tizia Las Vegas. Come? Sei stato accusato di stupro? Ma che sta dicendo? L'avevo risolta quella situazione. Mentre Ronaldo Junior dice che è stato accusato per aver fatto saltare un'auto privata e per aver picchiato una persona. Quindi devono portarci entrambi in caserma e arrestarci. Certo, come no? Ronaldo Junior, hai sentito, figliolo?
so quanto convenga a Ronaldo e Ronaldo Junior opporre resistenza a due carabinieri con un Alfa Romeo spaziale, bellissime ste macchine. Cioè, fatemi capire una cosa, no? Voi tre uscite le pistole e pensate di farci paura al mistico duo che non si infama? Ronaldo e Ronaldo Junior? Ok, Ronaldo, penso che non abbiamo altre chance. Dobbiamo fare quello che dicono loro. Ok ragazzi, sono arrivata a casa dall'entrata di servizio, cioè da sotto, che l'altra entrata che non avevo mai fatto, cioè sì, da sotto, basta fare semplicemente il giro dal giardino. Mi sono un attimo cambiata perché ho fatto una corsa, ho sudato un sacco. Spero che Ronaldo e Ronaldo Giulio non siano nei guai. Dobbiamo muoverci, avvisare, forse sono fuori. Siamo arrivati troppo tardi ragazzi, cioè in ogni caso penso che li avrebbero arrestati, ma non credo che i carabinieri siano di parte. Ascoltate, ascoltate, fermi, tutto un piano, era tutta una messa in scena, cioè, come glielo spiego? Che casino! Ronaldo, Ronaldo Junior, ascoltate, ho ritirato una conversazione della tipa che dice di essere stata stuprata da Las Vegas e di Jasmine e Sfera, dove dicono che hanno fatto tutto per programmare, per farvi arrestare, non si sa il motivo, quindi la gente, la prego, non lo arresti! E qui ragazzi, come vedete, si torna al punto di partenza del video, dove abbiamo visto Ronaldo e Ronaldo Junior arrestati. In ogni caso ragazzi, se il video vi è piaciuto mi raccomando un bel like per Omegozzo, per questo super video iscrivetevi anche al mio canale per non perdere soprattutto il prossimo video, per capire come va a finire. E spero vi sia piaciuto il primo video nei panni di Giorgina, che ha scoperto una cosa veramente importante, anche se in ritardo, cioè non potevano fare niente. Però almeno adesso sanno tutti la verità. Saluto gli ultimi di voi su Instagram come promesso. Saluto Kevin, Nonne007, Francesco Busillo, Peppi Teddy, Spyro89, Manuel Del Prete 2008. E questi sono i 5 di oggi, Eschere, che in questa condizione abbiamo salutato. Quindi ragazzi, se anche voi siete salutati, fate come fa Giorgina. Giorgina, vieni a seguire su Instagram, muoviti di fretta, zia, veloce, in questa situazione imbarazzante. Quindi vi basta cercare Chioccia Real Anthony, venirmi a seguire, mettere dei mi piace, mi raccomando, così mi arrivano notifiche e posso salutarvi nei prossimi video. Quindi mi raccomando, ricordatevi, fatelo, se vi faccio arrestare dal carabiniere infame. Direi ragazzi che per questo video è tutto, ora aspetta a voi dirmi come andrà a finire tutto questo trambusto, che Ronaldo e Ronaldo Junior stanno litigando, non so che sta succedendo un casino vero e proprio. Grazie anche per essere stati con me quest'oggi, questo bellissimo video qua Megozzo, ci becchiamo al prossimo video, grazie a tutti per la visione e schere, bella!